Intanto volevo dire che io stanotte mi sono svegliata immaginando di arrivare qua in questo teatro in pigiama, nessuno guardava il documentario, i giornalisti parlavano tutti tra loro, anche il pubblico, e veniva trasmesso non su questo schermo, ma su una, quelli dove si proiettavano un tempo le diapositive, piccolino, di lato. Questo per dirvi quanto di Fantozzi c'è in me. In tutti noi. In me in particolare, ecco. Allora sono molto contenta invece che sia andata così, perché adesso mi sento emozionata ma un minimo più rilassata. Comunque diciamo che, com'è nato? Io lavoro in una casa di produzione che produce da 20 anni, una specie di macchina da guerra che produce documentari. E la fondatrice, anzi nella stanza della fondatrice, che è Didi Gnocchi, si incontra molta gente. Sì, scusate. Scusa. È un crocevia, si incontra della gente. Per cui cos'è stato? Che ci siamo incontrati Fabrizio Corallo e io, che avevamo già fatto in precedenza un documentario insieme su Flaiano. Fabrizio aveva parlato con Elisabetta, Paola Jacobi, che aveva fatto 2 documentari per noi, tra l'altro uno andrà in onda stasera, va in onda Fantozzi su Rai 3, e domani andrà in onda un altro nostro documentario, sempre su Rai 5, invece sul Teatro Parenti. Insomma, Paola era lì anche lei. Questo incrocio di cose, c'era Elisabetta, che aveva questo girato meraviglioso, e è un po' nato anche da lì, dal fatto che abbiamo capito subito che avevamo in mano qualcosa che poteva servire da fil rouge per raccontarci Paolo nella sua complessità, direi, cioè non solo Fantozzi, ma la complessità di Paolo Villaggio. Il materiale girato di cui parli è quello in cui lui gira per Boccadasse? È quello che Elisabetta ha girato a Boccadasse, ma anche a Roma Trastevere, e l'intervista del figlio di Elisabetta invece sul terrazzo di casa tua a Roma, no? Fatto in momenti diversi, che devo dire questa cosa, io appena l'ho visto ho detto brutto girato, perché comunque l'hai detto anche tu, non era un girato professionale. Come l'abbiamo però incominciato ad ascoltare, a sentire, abbiamo capito che le cose che diceva Paolo erano dette così, dette a sua figlia, dette a suo nipote, suonavano in una maniera diversa, erano diverse e avevano un peso diverso. Io credo che ci sia quel peso, è molto diverso da un'intervista normale, insomma. È lui senza maschera. Valeria, come è venuta l'idea di coinvolgere Luca Bizzarri, un genovese che giustamente fa un po' da cicerone? Sì, forse ne avevamo parlato con te, Elisabetta, perché ci eravamo fatti tanti nomi, che non voglio dire, ma alla fine credo che lui abbia la stessa altezza genovese di Paolo. A parte che era un estimatore, cioè abbiamo saputo che gli piaceva, eccetera. Io ci ho fatto un film, lui tutti i giorni parlava, voleva sapere di Paolo, non ci fregava niente del film. Voleva solo sapere di Paolo. Infatti è stato, come l'abbiamo coinvolto, è stato molto contento, direi. Sì, proprio quel registro lì. E poi credo che Paola, che ha scritto i testi per lui, eccetera, abbia proprio, lo conosceva bene, ha individuato veramente un po' il suo modo, il suo linguaggio, tant'è vero che non ha cambiato nulla, proprio ha ripetuto e ha fatto il suo subito. No, ma infatti, bella scelta, azzeccata.